Poi come si fa a sapere se si sta facendo bene o se si sta facendo male? È la responsabilità di un altro esserino che dipende da te completamente per quello che gli insegnerai, per quello che gli darai, per quello che gli trasmetterai. E c'è tanta, tanta ansia. Spero di fare un buon lavoro. Giuro che sono veramente impanicata per questo. Spero di fare un... L'idea che magari inconsapevolmente gli trasmetterò cose sbagliate, le mie convinzioni che magari io credo inconsciamente che siano giuste, ma che poi in realtà così non sono. E il primo valore che gli insegnerò è sicuramente quello della libertà e del rispetto degli altri e del rispetto per se stesso e quindi rispetto per altri. E poi gli insegnerò l'onestà. Questo quello che mi ha insegnato, che mi hanno insegnato i miei genitori, quindi partendo da questi tre forse saldi valori possiamo poi cominciare a costruire sopra qualcosa di, speriamo, buono. Da piccolo. A parte che siete pazzesche, mi scrivete le cose che la lacrimuccia proprio scende facile. A volte vorrei postare tutto quello che mi scrivete, proprio penso troppo autocelebrativo, sembra presuntuoso perché mi scrivete le cose bellissime che dico, ma come fanno a conoscermi così bene attraverso uno schermo, attraverso un cellulare? Perché mi conoscete proprio bene, cioè mi scrivete cose che mi toccano perché è come se mi conoscesse da sempre. Quindi grazie, grazie, grazie. Ora vi parlo invece di Fittivia. La mia cena di stasera è un sofficino. E purtroppo anche oggi non sono stata capace di non bruciarlo. C'è un corso per i sofficini. Ragazze, ho paura che ti mi vuole fare un gioco per il quale le servono coltelli e forbici. Vuoi aprire la pancia per vedere se è maschio o femmina? No, Katie, no. Aspettiamo. Non è... Katie, cosa hai in mano? Vedi là. Ho paura, è un'assassina. È un'assassina. Che non devo vedere mentre fa questa preparazione e mi svelerà il sesso. Vado, non so questa Dove pazza pensi di criminale che andare? cosa mi vuole. Ma che Non cos'è? muovere niente, Ma così. che cos'è? Qui c'è una maglia e qui c'è una gonna. Che c'entra col mio bimbo? Scendi dalle sedie. Vabbè, mi siedo? Dove Sì. voglio? Qui. Alza la maglia. Se il coltello è magico. Alziamo la maglia. E coltello. Sì. Ma perché? Qui che cosa c'era? Oh, Mentre che cuoci. sono stupido! Ma non sei una professionista! Ma che cosa stupida! E poi non ti voglio più bene ora. Allora, donne, benvenute nella mia cucina. Oggi mangiamo una zuppa di zucca e carote, rigorosamente fatta da me. E delle croccole con gli spinaci. Io ho una voglia pazzesca di salame milanese, ma non posso mangiarlo. E purtroppo il mio fidanzato continua a comprare affettati. Come potete vedere, siamo pieni di affettati. Che non posso mangiare, quindi è veramente dura.